I comuni in regola con i pagamenti nei confronti di soggetti impianti potranno tornare a conferire rifiuti umidi presso il centro di compostaggio di Santa Maria. È quanto ha deciso il Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato regionale all'Energia nell'ambito della disposizione volta a revocare la sospensione dell'utilizzo dell'importantissimo impianto chiuso da mesi per necessari adeguamenti tecnici che sono stati effettuati e che adesso dunque potrà permettere la riapertura. Il comune di Sciacca, essendo comune capofila ed essendo il comune più grande della SRR, naturalmente ha un interesse maggiore affinché le due discariche vengano rimesse in attività. Noi abbiamo, unitamente ad altri comuni, ma non tutti purtroppo, sin dal primo minuto assecondato intanto quelle che erano le legittime richieste e pagamenti delle attività svolte. Il comune di Sciacca era in linea, i comuni che ancora risultavano morosi nel tempo hanno incominciato a pagare, anche perché, come abbiamo detto nei mesi passati, nelle settimane passate, purtroppo avere una discarica chiusa perché non si ha la capacità di fare gli investimenti per le migliorie imposte dall'ARPA, dal libero consorzio, è veramente una situazione aberrante, considerato il problema che c'è in Sicilia per la chiusura continua di tutte le discariche nelle varie province. Allora ci siamo fatti, unitamente alla SRR, al commissario straordinario, siamo fatti promotori, abbiamo cominciato a lavorare in quel senso e poi i tavoli tecnici hanno prodotto il risultato. Naturalmente l'Assemblea ha deliberato che i comuni che risultano morosi non conferiranno rifiuti. Sarà possibile dunque eliminare disagi derivanti dalla necessità di trasferire questo tipo di rifiuto prima a Marsala, poi, dopo la indisponibilità di quell'impianto privato, da tempo a Catania, insieme all'indifferenziato. Naturalmente l'attività della SRR, dei comuni, il commissario non si limiterà solo a questo risultato, ma l'attività continuerà per rimettere in funzione la discarica di Serinella, per quella capacità di stoccaggio dei rifiuti che avrà sicuramente. Ma in ogni caso si sta lavorando anche per riformulare quel progetto sempre annunciato e mai finanziato della vasca V5, è stato ridimensionato, è stato aggiornato, è stato reso esecutivo e solo adesso si potrà tentare di avere il finanziamento per l'ampliamento della discarica di Salinella. Non sono pochi i comuni che non potranno conferire rifiuti umidi al centro di compostaggio perché indebitati. Basterà che si mettano in regola per poterlo tornare a fare, una soluzione giusta perché non era corretto che per negligenza di qualche amministratore a pagarne le conseguenze fossero tutti, ma la riapertura del centro di compostaggio rimane comunque condizionata al rispetto di talune prescrizioni. È un'autorizzazione temporanea perché ancora ci sono delle altre piccole cose da sistemare, poi nelle settimane successive ci sarà un ulteriore sopralluogo che potrà dimostrare che tutto quello che è prescritto è stato assolto al 100%.